amici e bentrovati in questo nuovo video. Finalmente ci stiamo rimettendo a paro con quelli che sono i video e tutti i weekend che sono stati trascorsi. Come avete visto, arriviamo da un bottino pieno di 100 punti negli ultimi due weekend, quindi è tutto riaperto. Ci presentiamo qui al Mugello con meno 22 punti dalla vetta, che è Tarani. Ovviamente, come io mi sono avvicinato, mi sono anche allontanato e sono scappato dalla terza posizione in campionato, che è Critelli, attualmente a 40 punti circa da me. Prima di partire con il video però voglio fare due chiacchiere. Dopo i 100 punti ottenuti a Maggiore e a Varano, di chiacchiere ce ne sono state di tutti i colori. Mi hanno detto che avevo le gomme tarocche, mi hanno detto che le mie gomme erano spennellate, mi hanno detto che comunque il trucco per andare forte sul bagnato, sapevatelo che sono le gomme. Sapevatelo, eh? Io ve l'ho detto, quindi sapevatelo che per andare forte ci vogliono le gomme. Quindi, insomma, mi hanno anche portato la macchina in verifica, tra l'altro, che sono venuti fuori 93 cavalli. Sì, 93 cavalli. Quindi, figuriamoci, insomma, Si sa, sul bagnato ci vogliono le gomme. Allora ragazzi, io non per niente, insomma, ma chi viene dal kart sa che la guida sul bagnato nel kart è fondamentale. Visto che il mio storico, e torno a ripetere, magari non so se l'ho già raccontato in qualche video, io da bambino ero tarchiotto, ben più largo di adesso, insomma. E il mio punto forte era sul bagnato, perché sul bagnato più sei pesante e più vai forte. Quindi, ovviamente è inutile dire che io facevo la danza della pioggia, soprattutto quando ero nella 60, poi no, già nella 100 non più. Però era sempre una danza della pioggia, quindi magari prima di parlare, di accusare, provate ad informarvi e chiedetemi, perché ve lo spiego volentieri, come ho già fatto con altre persone che corrono con me, come ho fatto con lo stesso Nasca che tutti conoscete, ma l'ho fatto anche con Andrea Bodellini, che ormai è un mio carissimo amico. E ho spiegato un po' a tutti come si guida sul bagnato, quindi magari prima di accusare provate a chiedere. Comunque, aperta e chiusa parentesi delle accuse di come si guida sul bagnato, anzi, per chiudere il cerchio farò un video dove spiegherò magari quali sono le tecniche per guidare sul bagnato. Quindi prima finiamo tutti i video delle gare e poi farò un video dedicato alla guida sul bagnato. Quindi direi di smetterla di chiacchierare e di andare al video. Premetto, ci sono due turni di libere e nelle qualifiche mi hanno fatto togliere la telecamera, quindi non ci sono le qualifiche. Però ho fatto la pole position. E sì, sul bagnato. Vabbè, però ha fatto la pole position. It's crazy, my eyes.
steal my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Let's stop this conversation. Let's stop this conversation. Figata, raga, è una figata pazzesca perché Casanova, Savelli, Arrabbiata 1, Arrabbiata 2, tutta in pieno, anzi no, in pieno non ancora, ma sicuramente in gara si arriverà a farla piena. Le qualifiche non lo so perché probabilmente potrebbero essere bagnate, quindi in qualifica chissà, ma per la gara se dovesse essere asciutta, sogno. E ti devo dire che ci vuole un fegato a parte a farsi tutto spalancato. Ma sapete cosa? Quando arrivi nella Savelli, che sei così in fondo, e guardi le Arrabbiate che sono così lontane. Beh, figata pazzesca. Se avete modo, con qualsiasi macchina, fate due giri al Mugello, perché è qualcosa di spaziale.
io vorrei mandare uno spezzone di video ad Hamilton, perché io ho solo parzializzato sul bagnato nella casa nuova, buttandomi poi nella Savelli piena. Io vorrei dire che sull'asciutto, beh no, volevo dire che sull'asciutto sono buoni tutti, ma no, forse no, non sono buoni tutti. Però glielo vorrei mandare un pezzo di video ad Hamilton, chissà se magari gli arriva, lo vede, chissà, proverò. Gli invierò un pezzo di video, sì, lo farò. Comunque, da asciutto è bella e da bagnato è ancora meglio. Fighissima raga, fighissima proprio. Ok, come vi ho già detto prima, non ho il video delle qualifiche, vi posso mettere giusto lo spezzone in cui stavo mettendo la telecamera, ma me l'hanno fatta togliere, quindi sì, solo quello. Però ho fatto la pole position e sono partito primo, sì, in gara 1 partirò primo, sì. Mi dispiace che l'unica qualifica dove ho fatto la pole position fino ad ora non l'abbia potuto documentare. Vabbè, però detto ciò, io vi auguro un buon Natale, perché sicuramente se state guardando questo video nel momento in cui è uscito, siamo nelle imminenze più assolute di Natale, quindi io vi auguro di cuore un buon Natale, un felice anno nuovo e ovviamente problemi Covid a parte, perché è stato un anno un po' particolare per tutti quanti, quindi prima lo archiviamo e meglio è, ma chissà cosa verrà nel prossimo. Va bene, ancora una volta chiudiamo qui il nostro video, ciao amici e ci vediamo nel prossimo video, ciao!